con oltre mezzo milione di persone che hanno seguito le audizioni live sui canali social e attraverso le dirette streaming di Facebook, Musicultura vince la scommessa contro tutte le varianti Covid e chiude con successo la maratona di 10 giorni consecutivi di musica live. Per la seconda volta il Festival della Canzone Popolare d'Autore ha riportato in vita la musica dal vivo. Dopo averlo fatto lo scorso anno a Recanati con il concerto dei 16 finalisti, Musicultura ci è riuscita di nuovo nelle serate conclusive al Teatro Lauro Rossi di Macerata, dal 19 al 28 marzo, per le audizioni live dei 63 artisti in gara, selezionati sugli oltre 1000 iscritti al concorso. Un evento cross-mediale che ha coinvolto in totale sicurezza oltre 500 persone, tra artisti, musicisti, tecnici e personale addetto ai lavori. Tanti gli ospiti che sono intervenuti in collegamento durante le varie serate, a cominciare dalla rappresentante di lista e Margherita Vicario, a testimonianza del loro percorso partito proprio da Musicultura. E poi l'attrice Giulia Grandinetti, il poeta filastrocchiere Bruno Tognolini, John Vignola, Duccio Pasqua e Marcella Sullo di Rai Radio 1, il poeta americano Ron Paget e tra i membri del comitato di garanzia Antonio Rezza, Diego Bianchi alias Zoro ed Enrico Ruggeri, che è stato anche il conduttore delle serate finali delle ultime due edizioni della Kermesse. Nel corso della maratona musicale il pubblico ha potuto votare ogni sera la proposta artistica preferita ed assegnare la targa Banca Macerata. Nella serata finale il pubblico ha premiato l'esibizione di Francesca Sarasso, il cui riconoscimento è stato consegnato dal sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli. Ma ascoltiamo un commento finale dal direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri. Buonasera. Siamo molto molto felici, è stata una bellissima esperienza in queste 10 serate, una maratona di musica dal vivo quasi impensabile in tempi di Covid. Felici perché abbiamo trovato riscontro nelle performance dal vivo delle scelte, della piacevolezza d'ascolto dei 3 mesi precedenti, quando abbiamo individuato gli artisti che poi abbiamo convocato a queste audizioni live. Su questo palco che è dietro di me sono sfilati quasi 250 musicisti, in teatro hanno lavorato più di 50 addetti ai lavori. E un grazie anche a chi ci ha seguito con attenzione e affetto in streaming. Adesso comincia la parte forse meno bella per noi, nel senso che da domani ci prendiamo un po' di tempo per individuare la rosa dei 16 finalisti che andrà avanti nel concorso in vista del concerto di presentazione dei finalisti stessi a fine aprile, e poi del passaggio di consegna delle loro canzoni nelle mani del Comitato Artistico di Garanzia, che avrà voce in capitolo nello scegliere gli 8 artisti vincitori che arriveranno all'Arena Sferisterio di Macerata, dove sarà il voto del pubblico a decidere l'assegnazione del premio Banca Macerata di 20.000 euro. E da domani il nostro percorso si intreccerà anche con gli amici di Rai Radio 1, la radio ufficiale storica di Musicultura, perché le canzoni degli artisti finalisti, una volta individuate, entreranno anche nella programmazione radiofonica.